Chiellini che perde palla della Juve. Chiellini perde palla inguardabile. A metà Chiellini. Campo ma proprio palla, ce l'aveva tra i piedi, non lo so cosa c'è. Cioè, bravissimo Alvarez. Bravissimo Alvarez a rubare il tempo, ancora più bravo a servire Icardi che poi in diagonale è bravo a cambiare il passo, a però, fare un passo scusate, però, che poi in diagonale batte Buffon. Però Mazzarri l'ho detto prima, perché poi io le dico prima le cose poi si avverrò. Lui aveva già in mente lo schema di questa partita, giocare una certa gara fino a un certo punto e poi mettere in campo Icardi, che fisicamente è due volte sopra gli altri. E Icardi ha fatto gol, abbiamo detto prima che avrebbe... Che sicuramente avrebbe fatto qualcosa di buono, l'abbiamo detto qua, no, Mauro, è un regalo natalizio anticipato, Enzo. Allora, l'Inter è da scudetto, a prescindere dal risultato, magari la Juve dopo la pareggia, la vince, non lo so. Questa Inter gioca con una mentalità da provinciale, ma da provinciale forte, è un Inter da scudetto, non gioca le coppe europee e caro Mauro Granieris... Sassamo Arpano dal centro, il girata, il gol! Il pareggio! Il pareggio della Juve con Arturo Vidal! Sassamo ha azione insistita sulla sinistra, si conquista un pallone, lo tiene in campo, lo mette all'interno dell'area, era praticamente sulla linea di fondo, un tocco! All'indietro, potresti ripetere per favore? Questo va su YouTube. Non ho sentito bene. Ha detto che questa è un Inter da scudetto, a prescindere dal risultato. Poi magari la Juve la pareggerà pure, non è un problema. Arturo Vidal. Ma l'Inter sta giocando con una mentalità da squadra vera. E la Juve ha pareggiato, però. Vabbè, cosa c'entra? Ma non è neanche facile da fare quel tiro.